Duro colpo al clan mafioso del quartiere Noce a Palermo, dove la notte scorsa la squadra mobile ha arrestato 6 affiliati mentre un uomo è riuscito a sfuggire al blitz. In carcere è finito anche Renzo Lonigro, 41 anni. Era lui il nuovo capo di Cosa Nostra alla Noce, dopo che l'operazione Atropos dello scorso ottobre aveva fatto scattare le manette ai polsi di ben 41 persone. In poco tempo Cosa Nostra aveva dovuto riorganizzarsi anche per far fronte alle sempre più pressanti richieste di denaro delle mogli dei boss finiti in carcere. Per il buon esito dell'operazione della mobile sono state fondamentali le intercettazioni telefoniche. Dalle registrazioni è emerso che pizzo e rapine non bastavano più a mantenere floride le casse di Cosa Nostra. Sempre più numerosi inoltre i commercianti che negli ultimi mesi si erano rifiutati di pagare gli estorsori. Così il boss della Noce aveva individuato una nuova fonte di guadagno, ovvero lo spaccio di sostanze stupefacenti. Insieme a Lonigro sono stati arrestati i suoi due più stretti collaboratori, Girolamo Albanese e Mario Di Cristina, ed altri 3 uomini. Sono Vincenzo Cosenza, Alessandro Longo e Giorgio Stassi, accusati di traffico di droga. Avevano trasformato la Noce in una piazza della cocaina, dove la polvere bianca veniva venduta ad un prezzo compreso tra i 55 e i 60 euro a grammo.